Ora lui si chiama Laurent Tilly, io l'ho visto giocare tante volte, era forte. Cioè, i suoi figli hanno dei buoni geni, ma perché questo era forte. Allora, adesso fa l'allenatore nazionale francese. Sapete che storicamente gioca bene la nazionale francese. Proviamo. Non siete dei giganti e perciò... Sì, proviamo a lavorare la tecnica. Allora, oggi girone, pool B, leggo. Brasile, vuoi leggere tu? Brasile, Canada, France, Egitto, China, Netherlands. Che doveva essere nel girone dell'Italia e poi guarda Papi che sta curioso, ha fatto dei danni? Sì, ha fatto qualche danno. Ha fatto dei danni. Per tutto? Allora, nel girone dell'Italia sicuro, nel tuo girone allora è stato bravo con me. Con te è stato bravo. Cioè, sì. Samu, avevi messo anche l'Olanda nel girone dell'Italia. Poi dopo doveva andare dall'altra parte, lo sapevi già? Ah, sì, vabbè. Ma ho messo questo coso, ho tirato su la casa. Loro, adesso allora, gli facciamo dire una roba per gli amici. Erano caldi o freddi i bussolotti? Allora, una pesava 10 kg. No, sto scherzando, erano tutti quadri, completamente uguali. Ci facciamo sempre le stesse domande. Ma una suonava, l'altra... Non avete visto che a un certo punto... C'è una che aveva l'altrice. No, ragazzi. Dai, il tuo girone com'è, Loro? Forte? È forte, però no, non fortissimo, dai, no, non bravo, si gioca, per si vincere gioca, un mondiale poteva andare di peggio, vincere con tutti. No, avevo paura di essere subito con la Russia, gli Stati Uniti e anche la Serbia all'inizio, ma ho detto all'inizio. Fammi un girone forte perché la mia squadra gioca meglio contro vero, le squadre forti. È vero. Io sono Brasil, Canada, scusa, dopo, è duro. Scusa, Loro, adesso Samu legge il girone dell'Italia invece. Sembra che adesso la colpa sia tutta mia. No, la colpa è tua. Cioè, già sono stato massacrato per il sorteggio della Champions. Ma io non vengo più, ve lo dico. No, io devo dire l'Italia, Argentina c'era già. Io non ti chiamerei più, però fa lo stesso. Vabbè, Japan, grande, cioè l'ho tirata su bene il Japan. Bravo. E Belgium, cioè abbiamo paura del Belgio? Non lo so, io no, però. E poi? È sta Slovenia che mi è venuta un po' male, che potevo tirar su lì, non mi è venuta la Slovenia, cosa devo fare? Repubblica Dominicana è la nostra portata. Vabbè, no? Ci sta, basta che non vengono le donne della secondo Repubblica me, no, Dominicana. No, secondo che me sono la forti. Slovenia, che cosa c'era ancora in ballo, non me lo ricordo neanche quando che potevo meno. È andata così. Non però posso farci niente. È un bel mondiale? Sì, ma secondo me guardando le squadre è un mondiale di altissimo livello, bisogna rendersi conto che adesso per l'Italia è sempre più difficile vincere perché le squadre forti ce ne sono tante, cioè, leggendo queste formazioni ce ne sono veramente tante, cioè se io leggo posso mettere vincenti, posso mettere USA, Russia, la stessa Polonia, la stessa Francia può vincere il mondiale, lo stesso Brasile, l'Italia. Hai imparato bene. Se tu guardi ci sono veramente tante squadre, tante squadre forti di ottimo livello, più alte di buon livello. Vero. Però ce ne sono tante, quindi c'è la Serbia, la Polonia. Si gioca. Fai un'ultima domanda a Laurent, chiedigli cosa gli è successo quest'estate alla sua nazionale. Cosa è successo quest'estate alla tua nazionale? Ho fatto un po' meno bene che l'Italia. siamo usciti un giorno prima. Ci sta. Dice Samu, il livello della pallavolo mondiale è altissimo e ogni anno si alza perché troviamo dei giocatori fenomeni dappertutto. In più c'è questa che grande cosa della pallavolo mondiale è che ci sono questi scambi, queste amichevole, queste partite, questa World League. Infatti siamo sempre in crescita nel movimento e anche i giocatori. Per questo il mondiale è tosto, europei ancora più tosto, perché gli europei parlavamo della Slovenia, dell'Italia, del Belgio, la Germania che non c'è, la Germania che ha finito vice campione non è al mondiale. Perché? Se guardi le squadre, le più forti sono europee, poi dentro ci metti il Brasile e gli Stati Uniti, il resto le più forti sono le europee, quindi pensa al livello del campionato europeo che c'è stato quest'anno in Polonia. E per la prima volta la squadra francese è calato, come si dice, esaurito. Stanca. Ci sta. Perché sono tutti piccoli, devono saltare e si stanca. Ma lui capisce il problema nostro. Capisci. Ragazzi, però il lavoro che ha fatto lui, comunque, come diceva prima quando l'hanno intervistato, che a me è piaciuto molto, perché io appartengo a quella pallavolo lì, che lui ha lavorato molto sulla tecnica, no? Perché non essendo una squadra molto alta e molto fisica, sì, hanno dei giocatori fisici che sono Leroux e Le Goff. Gli altri sono giocatori normali. Sì, è vero.
e quindi lui ha lavorato, è arrivato, giocava talmente bene in ricezione sempre lì con Tognutti, che comunque c'era una squadra che giocava proprio tecnicamente per sopperire comunque alla, alla mancanza fisica, esatto, di centimetri. Esatto. Ha tirato l'acqua al suo mulino. Chiudo dicendo una cosa. Quindi ho fatto... Sei stato bravo. Hai fatto un'estrazione che non commento, ma è facile capire cosa vogliamo dirti. Io chiudo dicendo che ho avuto la fortuna di vederli giocare con i ragazzotti. Ho giocato anche insieme. Lo so, a Falconara. E vi ho commentato. Ma tu, posso aggiungere questa erano cosa fortissimi. No, posso aggiungere questa cosa? Vai. Che, allora gli ho detto, oh, hai finito di sfornare campioni tu, i suoi tre figli, no? Cioè io che non so, ero al palazzetto, li vedevo piccoli piccoli, adesso uno è 1,92, uno 2,02 metri, 8. Uno gioca in America, uno gioca in, dove gioca all'Olimpiakos, uno in Cina, li vedevo lì, tre campioni. E l'aria di Falconara. E l'aria di Falconara che fa bene. Comunque, consiglio finale, andate a vedere qualche video dove c'è Samuele e Laurent che giocano e guardate come si gioca a pallavolo, come si riceve, come si attacca il blockout. È Basciarelli che deve lavorare, ha tutte le cassette, le mette su internet. Anche mio papà ha molte cassette. Che bella coppia, buona pallavolo. Grazie, ragazzi. Ciao.